Presidente Giacalone, oggi purtroppo l'atto vandalico nella piazza simbolo dell'onestà e della legalità. Sì, dispiace constatare questo atto vandalico. Da un lato abbiamo avuto un ripristino e una riqualificazione di una zona urbana abbandonata e da poco avevamo messo alcuni giochi che potete vedere in fondo per avere una bambinopoli e purtroppo tutti i cestini sono stati vandalizzati. Senza dubbio è un fatto isolato, sono poche persone che continuano a vandalizzare non solo i cestini ma anche la luce, perché il resto della popolazione resta sensibile. Mi spiace oggi vedere questo scempio. Questa è la situazione che abbiamo trovato stamattina, un atto ignobile, ma noi non ci fermeremo. Saremo sempre qua a vigilare sul territorio, su questa piazza, perché la piazza è un bene comune di tutti i cittadini.